secondo caso umano di West Nile nell'Oristanese. Un uomo di 51 anni di Sia Maggiore ha contratto il virus ed è ricoverato nel reparto di medicina dell'ospedale San Martino. Il 52enne, che non ha altre patologie, ora sta meglio e la situazione è sotto controllo, ha spiegato la dottoressa Valentina Marras, direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL 5. È stata inviata al Comune di Sia Maggiore una proposta di ordinanza sindacale al fine di mettere subito in campo tutte le misure di prevenzione e controllo ed evitare così un'ulteriore diffusione del virus ed eventuali contagi all'uomo. Il virus, trasmissibile dagli uccelli infetti all'uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell'80% dei casi dà luogo a forme asintomatiche. Nel 20% causa sintomi simili a quelli influenzali, febbre, mal di testa, nausea e vomito, e in una percentuale inferiore all'1% provoca encefaliti o meningoencefaliti. Per le fasce dei cittadini più deboli, percettori del reddito di cittadinanza, il dopo del come entrare nelle provvidenze disposte dal governo è una sorta di inestricabile giungla. Aumenterà il lavoro dei 40 CAF operanti a Oristano. Strutture di servizio da tempo allestite dalle organizzazioni sindacali di categoria, con addetti impegnati a capire, misurarsi e attuare le contorte disposizioni governative, ministeriali e previdenziali. Ora dovrebbe entrare in scena il reddito di inclusione, denominato ADI, la cui applicazione sarà parametrata alla situazione familiare con durata sino a 18 mesi, rinnovabile se rispettate le condizioni per l'avvio ad un posto di lavoro. Per questo dovrebbero scendere in campo gli SFI per assicurare supporto per la formazione e il lavoro. A questo punto entrano in scena anche i centri per l'impiego e la moltitudine di enti per la formazione ingabbiati in una soffocante spirale burocratica. Per concludere, tutti devono dotarsi di uno SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, e nelle pareti disadorne di molte case in disperazione faranno bella mostra le immagini di ADI, SFI, SPID, ANPAL e altri. Assicurare la massima sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e aumentare fra la popolazione interessata in via diretta o indiretta da eventi di natura emergenziale la percezione di governo del fenomeno e di sicurezza fra la popolazione, soprattutto in situazioni climatiche caratterizzate da alte temperature. Questo è l'obiettivo del piano provinciale di sicurezza firmato dal prefetto d'Oristano Salvatore Angeri. Il prefetto ha dunque invitato i sindaci interessati e i gestori degli impianti a voler trasmettere tutte le informazioni utili e necessarie perché in caso di incidenti rilevanti sia possibile circoscriverne la portata, minimizzare gli effetti, limitare i danni e mettere in atto tutte le misure necessarie per proteggere la salute umana, l'ambiente e i beni. Ha inoltre evidenziato come in questi frangenti risulti di fondamentale importanza per garantire efficaci servizi d'emergenza, la cooperazione dell'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso e nell'adeguata informazione dell'evento alla popolazione. Si è tenuta oggi presso la sede della Fondazione Sardegna Isola del Romanico a Santa Giusta la conferenza di presentazione dell'evento nazionale Italia Romanica. Numerose chiese romaniche pronte ad aprire le porte ai visitatori durante le giornate del Romanico che quest'anno si svolgeranno sotto l'egida di Italia Romanica, nata dall'Unione di Tre Enti, la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che conta ben 88 comuni sardi in rete, la Lombarda Fondazione Lemine e la Siciliana Le Vie dei Tesori. L'anno scorso abbiamo sperimentato con la nostra fondazione le giornate del Romanico in Sardegna, che hanno visto una cinquantina di chiese partecipare. L'esperimento, diciamo così, è andato bene e quest'anno abbiamo proposto di coinvolgere altre due fondazioni italiane, una di Bergamo, quindi Lombarda, e una siciliana di Palermo, che hanno accettato la nostra proposta. Quindi quest'anno, contemporaneamente, in questi prossimi tre fine settimana di settembre, si apriranno e saranno visitabili gratuitamente le chiese romaniche della Sardegna, della Lombardia e della Sicilia. Oristano quest'anno punterà in modo particolare su Santa Chiara. È stato l'anno di Santa Chiara, diciamo, è
gran bene che sia così, quindi grande attenzione a questo antico monastero, e quindi sarà visitabile, e quindi anche Santa Chiara farà parte di questo grande circuito sarto che aprirà il 30 settembre e il 1 ottobre. L'apertura sarà curata da ciascun ente amministrativo, che in alcuni casi ha previsto anche degli eventi collaterali legati al territorio. Alle amministrazioni quindi spetteranno le scelte e le singole forme da forgiare per questo importante evento che si arricchirà di settimana in settimana. Storia, percorsi, successi, ma anche problemi ad Arborea, ma insieme per celebrare gli anni delle rispettive costituzioni, 90 anni l'Unione Sportiva, 70 la Cooperativa Pescatori Sant'Andrea che opera nella laguna di Senarruvia, 40 la Proloco che nel 1983 ha celebrato la prima sagra della polenta nella borgata di Luri, sabato 16 settembre. Nel centro fieri sulla strada 19 Est è in programma l'evento con le diverse realtà che si raccontano attraverso testimonianze e proiezione di filmati. Al centro del dibattito entità portatrici di esperienze diverse vissute all'interno della comunità di Arborea nella consapevolezza di essere parte di una società pluralista e operosa che ha reso possibile la creazione di un presidio di opportunità espresse ai diversi livelli economici, produttivi, culturali, sportivi e della promozione. Arborea è questo nel suo radicato segmento di associazioni, enti, aziende e istituzioni che vanno a comporre il tessuto complessivo di una società che mantiene i tratti dell'unicità che rimanda ai suoi valori fondanti. Una folla festante e rumorosa ha invaso domenica gli spazi delle caserme Mura. Si tratta degli appartenenti alle sezioni dell'Hauser di tutta la Sardegna, giunti per festeggiare il 20° compleanno della sezione di Macomer, presidente Francesca Bua. La mattinata è iniziata con una messa solenne celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino, accompagnata dai canti sacri tradizionali del coro Città di Macomer. Alla messa ha fatto seguito lo spettacolo di danze tradizionali offerto dal gruppo Tradizioni Popolari di Macomer. Dopo il saluto del sindaco Riccardo Uda, che ha ringraziato l'associazione a nome della città per l'attività sociale che svolge, il saluto della presidente Francesca Bua. Presentatore della manifestazione, il segretario regionale dell'Hauser Andrea Curcas, che ha ringraziato tra gli altri collaboratori il commissariato di polizia per il supporto dato. Saluti anche dalla presidente del CSV Sardegna, Lucia Coi, che ha sottolineato come l'Hauser sia presente un po' in tutta la Sardegna. Andrea Pianu, portavoce del terzo settore, ha sottolineato che quest'ultimo non deve coprire disuguaglianze ma contribuire a creare servizi. Per la presidenza nazionale è intervenuto Enrico Piron, che ha riferito come l'Hauser, che conta in Italia 38.000 iscritti, operi nei confronti di quella che è la pandemia più diffusa nel mondo, che è la solitudine. Per il sindacato pensionati della CGIL, l'Hauser deve contribuire alle lotte per i servizi che stanno venendo meno, specialmente la sanità. Al pomeriggio si sono esibiti il coro Melchiorre Mureno e il gruppo di ballo dell'Hauser locale. La sezione di Macomer conta circa 200 iscritti. È impegnata in attività culturali, specie sulle problematiche degli anziani, in attività ludiche e sportive, ma soprattutto nell'intervento rivolto a coloro che abbiano qualsiasi bisogno, soprattutto per solitudine determinata da anzianità o malattia. Ha ceduto la cunetta e un mezzo pesante è rimasto in bilico. È successo stamattina nell'agro di Arborea. Le manovre effettuate dall'unità vigili con l'autogru arrivata dalla sede centrale del comando d'Oristano hanno permesso di rimettere in marcia il veicolo senza ulteriori danni, illeso il conducente. Un mezzo d'opera privato ha collaborato per la buona riuscita delle operazioni.
L'assistenza sanitaria presso il punto di guardia medica di Oristano in via Carducci non potrà essere erogata nei seguenti giorni: mercoledì 13 settembre dalle ore 20 alle ore 8 del giorno seguente, sabato 16 settembre dalle ore 20 alle ore 8 del giorno seguente, sabato 30 settembre dalle ore 20 alle ore 8 del giorno seguente per assenza del medico. Si consiglia agli utenti in queste giornate di rivolgersi ai punti di guardia medica limitrofi. Aries Sardegna, su richiesta dell'ASL 5 di Oristano, ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di assistenza primaria nell'ambito 1.3 del distretto di Oristano, che comprende i comuni di Oristano, Palma Salborea e Santa Giusta. La nostra direzione generale è impegnata in maniera costante per trovare soluzioni immediate alla carenza di medici di medicina generale in tutto il territorio di nostra competenza. Abbiamo richiesto la pubblicazione di questo avviso ad Ares perché nelle ultime settimane alcuni medici di base dell'ambito 1.3 hanno raggiunto l'età della pensione. Attendiamo fiduciosi le manifestazioni di interesse di medici interessati a lavorare in città e nei due comuni limitrofi. L'ASPAL, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'assunzione nell'ambito del cantiere comunale 2023 del comune di Sediani delle seguenti figure professionali: operaio qualificato, muratore in pietra e mattoni. Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 14 del giorno 18 settembre.